Sì, sono ancora io. Oggi sorprendentemente ho il telefono in spiaggia, ma c'è un motivo che adesso vi spiego. Ho finito il bagno una quindicina di minuti fa, poi sono salito un attimo in hotel, che è qua vicino alla spiaggia, per prendere il libro da leggere, poi vi dirò anche che libro, perché è un argomento molto interessante. E già che ho in hotel ho preso il telefono, perché tanto adesso sono fuori dall'acqua, quindi sono sotto l'ombrellone e... o me lo rubano sotto i miei occhi, però la vedo un po' improbabile. Beh, già che sono qua vi faccio vedere le splendide spiagge del Salento. No, scherzo, sono a Riccione, come forse qualcuno già sa. Il mare, se non erro, è da questo lato, si vede. Non so dove sto puntando, perché ho poca dimestichezza con la fotocamera frontale. Invece qua c'è la schiera di hotel. Sarà anche contro luci, ma pazienza, non è una skyline di New York. Poi magari... ecco, visto che sto filmando, ne approfittiamo e facciamo una passeggiata fino all'hotel, così vediamo anche il lungomare. Se qualcuno non è mai stato a Riccione, questo è un video esplicativo. Niente, guarderemo il lungomare. Intanto vi posso parlare del libro che sto leggendo passo dopo passo, consumando le pagine sotto il sole, che ormai si è un po' raggrinzito per via della salsedine. Mi concedo anche di rovinarlo un po' esteticamente portandomelo in spiaggia da ormai troppi giorni, quindi si è un po' logorato, però è un libro di 15 anni fa. Secondo me così cade il telefono, eh? Ebbene sì, il libro che ho ripreso a leggere, Rullo di tamburi, è... ah, è vero, è di qua, è It. E guardate, sono arrivato a metà libro, sì, mi sembra impossibile, questo libro ce l'ho da 10 anni, da quando avevo un'età in cui non potevo neanche leggerlo, secondo i miei genitori, e adesso lo sto quasi per finire. Sì, sono a metà, però per me essere a metà di questo libro che conta la bellezza di 3900 pagine, non scherzo, sono 1238, però sembra molto di più, sono stampate su carta spessa 5 mm a foglio, quindi fa un po' di volume, mi sembra già un grande traguardo. Quindi adesso elenchiamo le differenze tra il libro e il film. No, scherzo, non c'ho voglia. Io ho letto tante cose di Stephen King, però a volte si cadeva in descrizioni estremamente lunghe. L'avevo detto anche in un altro video su questo libro, ed è vero che in effetti questo libro ha alcune descrizioni, specialmente all'inizio, che sono chilometriche. C'è la descrizione del paesaggio che mi ha quasi lasciato svenuto per terra, perché era una cosa veramente insostenibile. Però andando avanti, la trama si inspessisce a tal punto che è difficile smettere. Infatti adesso lo leggo più del dovuto, inizio quasi a leggerlo mentre sono in giro, quindi quello sarebbe un problema in fatto di camminata regolare. Comunque, differenze rispetto al film, parlo della prima parte perché la seconda parte del film esce quest'autunno, ce ne sono un po'. Infatti quando inizi il libro potresti essere un po' spaesato, come lo sono stato io, però lettura consigliata. Adesso vi lascio, mi prendo ancora un po' di sole finché c'è. C'era qualche nuvola ma è sparita. E ci vediamo quando esco dalla spiaggia per affrontare il mondo reale. Una breve inquadratura del mare per rendere il video più romantico. Stamattina il mare era calmissimo. Oggi sono entrato, certi schiaffi. Ho cercato di fare le solite bracciate, ma mi sono sentito un po' stile Titanic. Mi sono sentito come il Titanic. Allora sono uscito, ho ridotto il bagno a soli 45 minuti. Mi sembra un sacrilegio. Di solito almeno 2 ore le passiamo. Ecco che stiamo uscendo dal bagno. Perché parlo così? Allora, di qui abbiamo il palcoscenico. Invece di qua si va verso Cattolica, mi sembra. Qualcosa del genere. Sì, Cattolica, c'è un lungomare di circa 20 km. Andiamo a vedere il palco, che non è lontanissimo, anche se adesso ho una voglia matta di andare a fare la doccia, ma pazienza. Leggermente contro luce, queste riprese. Quella fontana è bellissima, veramente. Ecco il palco. Che stanno facendo? Sì, sarà un sound check per quello che c'è stasera. La cosa che mi piace qua a Riccione è che c'è appunto questo palco di radio DJ. Ogni sera c'è qualcosa, quindi se non sai cosa fare, se hai finito i locali in cui andare, difficile, però può succedere. Metti che sei qua 3 mesi, allora ti inizia ad annoiare e c'è questo palco, ogni sera c'è qualcosa. L'altra sera c'era Annalisa e Mr. Rain. Allora, io non conosco Mr. Rain, non so chi sia, quindi datemi una delucidazione perché non ne ho idea. Però è stato bello. Sì, è iniziato un po' tardi, però prima c'era musica. Stavi lì, stavi qua a bere qualcosa, si stava anche bene. C'è un caldo incredibile, pensare che sono le 7 di sera. Qua fra poco la piazza sarà gremita di gente. Se non sono esausto farò un vlog anche dopo cena, ma chissà chi può dirlo. Se non vedete altri filmati vi saluto, buona settimana e ci vediamo al prossimo video. Io adesso mi incammino per Cattolica. Sì, in realtà io mi trovo a Riccione, ma l'hotel ce l'ho a Cattolica. Adesso vado a piedi, magari tra 6 ore ci arrivo. Ciao e al prossimo video. No, scherzo, il mio hotel è per di qui.
però è una via noiosa, quindi smetto di filmare. Ciao ciao! E come immaginavo, ero troppo stanco per filmare, ma in compenso ecco una galleria di splendide foto fatte quella sera lì tra il caos della gente e tutto quanto. Ciao, al prossimo video!